Se fino a un paio di settimane fa qualche dubbio lo avevamo, a partire da oggi abbiamo solo certezze. Lo stadio dei Marsi di Avezzano è diventato terra di conquista. La conferma l'ha fornita la modesta agnonese, che senza neppure faticare troppo è riuscita anche lei a sbancare e a portare via tre punti che rinvigoriscono le speranze di salvezza dei molisani e fanno invece crollare quelle dei biancoverdi. I tifosi marsicani speravano che dopo il roboante 4-1 di 7 giorni fa sul campo del Notaresco, Manari e compagni riuscissero finalmente a dare un pizzico di continuità ai loro risultati. Ma la speranza è miseramente naufragata al cospetto di un avversario che si è limitato a controllare il non gioco dei padroni di casa, proponendo a sua volta qualche azione di rimessa che alla fine ha fruttato una vittoria che per loro vale oro zecchino. Giampaolo manda in campo la migliore formazione possibile, ma evidentemente lo spessore tecnico della squadra è sotto gli occhi di tutti e il predominio territoriale non è più sufficiente per fare punti. La cronaca. Partiamo dal 12esimo, quando Conti scarica un destro dalla tre quarti che Kuzmanovic devia in calcio d'angolo senza rischiare la presa. Passano 5 minuti e Besana avanza dopo un buon controllo e calcia di sinistro, spedendo la sfera a sfiorare l'incrocio dei pali. La risposta molisana arriva da un'azione da calcio d'angolo, con spizzata aerea e conclusiva di Ribeiro, che colpisce la parte alta della trasversale. Altri due giri di lancette su un cross di Ribeiro dalla sinistra, Formuso sfiora soltanto di testa, mettendo fuori causa un compagno che era alle sue spalle. 42esimo, occasione per il macchinoso Samb, che prova a sfruttare un suggerimento di Padovani, penetrato in aria dalla fascia, ma il destro non è il suo piede migliore. Ancora un tentativo di Direnzo dai 20 metri, il destro è forte, abbastanza, ma la traiettoria non è quella giusta. E poco prima della fine del tempo, l'agnonese, in uno dei rari tentativi offensivi, pesca il vantaggio. Ribeiro trova spazio sulla destra e crossa al centro, dove Formuso elude la marcatura di Tariuk e Besana e di testa mette dentro con la collaborazione del palo. Sullo stadio dei Marsi tornano a svolazzare le streghe e al riposo si va quindi con i Granata in vantaggio per 1-0. Ripresa, campo sempre più pesante, manovra biancoverde sempre più asfittica, così che al quinto su azione di rimessa l'agnonese potrebbe anche raddoppiare, ma Formuso riesce incredibilmente a mettere a lato dall'interno dell'area di rigore e con la porta ormai vuota. Si scuote l'Avezzano su calcio piazzato di Kras, uno dei pochi a salvarsi dal marasma generale. Ferrante potrebbe pareggiare di testa, ma finalizza proprio addosso a Kuzmanovic, sprecando anche questa enorme opportunità. Ancora Kras al 12esimo con un destro che manda la palla a lambire il montante alla destra di Kuzmanovic. Giampaolo sostituisce l'inutile e lentissimo Samb con Bruni, ma le cose non migliorano affatto, un po' per le condizioni del campo, altrettanto perché le punte non riescono mai a dettare un passaggio in profondità e per buona misura perché nell'Avezzano non c'è un trequartista capace di imbucare palloni nei corridoi buoni. Alla mezz'ora registriamo un calcio di punizione di Manari, destro centrale che Kuzmanovic devia in calcio d'angolo. 3 minuti più tardi, Manari va al cross e l'avanzato Kras ci prova di testa dall'interno dell'area, ma anche stavolta la mira risulta imprecisa. E poi la rete che suggella la vittoria dei molisani, che fa partire la protesta dei tifosi locali. Niang va via in contropiede e con la coda dell'occhio vede libero Salifu dalla parte opposta. Servizio preciso e diagonale vincente del nuovo entrato, che non lascia scampo a Sinato. A questo punto una buona parte degli spettatori abbandona lo stadio un po' per protesta e altrettanto per l'ennesima delusione. A fine partita bocche cucite in casa biancoverde. Nessuno vuole parlare, anche perché ci sarebbe ben poco da dire. Di questo passo la salvezza rischia di diventare un miraggio e a partire da domenica prossima gli avversari saranno di tutt'altro spessore. Qualcuno mette in dubbio la posizione di Giampaolo, ma al momento di registrare il commento non ci sono novità in tal senso. Avezzano in silenzio stampa per via dell'ennesima brutta prestazione. Parlano gli ospiti ovviamente, Antonio Fogliamanzillo. Una vittoria tutto sommato neanche tanto difficile, o no? No, le vittorie sono tutte difficili. Diciamo che ci mancava da un po' di tempo questi tre punti e li avremmo meritati anche in altre partite. Sono arrivati oggi al termine di una battaglia più che di una partita di calcio, sinceramente. Quanto sono importanti i 3 punti considerate le posizioni classifiche delle due squadre? No, questo era a tutti gli effetti uno scontro diretto, per cui per noi era fondamentale portare a casa punti, la vittoria ancora di più.
Noi, per quanto ci riguarda, non abbiamo fatto niente perché siamo ancora lì giù e quindi dobbiamo fare un filotto, se no non ti togli da queste posizioni. Il campo pesante, quanto ha influito sulla qualità del gioco? Ha influito tantissimo e chiaramente ha, secondo me, danneggiato più l'Avezzano che chiaramente l'Agnonese. Loro hanno una filosofia di gioco che è ben definita, piace giocare palla a terra e su un campo così non si può giocare palla a terra. Per cui siamo stati, da questo punto di vista, sicuramente favoriti noi. Avezzano reduce da un 4-1 fuori casa contro il Notaresco, quindi un risultato eclatante. Si aspettava di trovare un avversario così, non dico molle, ma comunque di spessore veramente limitato? Ma io non lo so, io non so fino a che punto finiscono i meriti di una squadra e iniziano i demeriti. Non è mai facile capire, dare le percentuali. Io ho visto l'Avezzano in casa col Giulianova, è partito 0-2, ma poi praticamente ha fatto la partita fino alla fine. Se avesse segnato prima magari non l'avrebbe neanche persa quella partita. Domenica ha fatto una grande gara, ho visto anche quella. E io credo che siamo stati concentrati e bravi noi oggi, più che dei meriti dell'Avezzano, devo essere sincero. La classifica in basso, ci sono 5-6 squadre che insomma si stanno battendo per ottenere il meglio. Secondo lei come finirà? Chi è che si tirerà fuori direttamente? È difficile dirlo, è veramente difficile dirlo perché ci sono veramente tante squadre invischiate. Ma i risultati di oggi ancora non li conosco, però adesso è difficile dirlo.